sapendo che questo appuntamento elettorale vale per le elezioni politiche, vale per quello che dovremo fare di qui a qualche mese in avanti, ma vale anche per rifertilizzare il lavoro che merita la provincia di Teramo e anche questa cittadina. Sono convinto che Consolino, Michele e Stefania lo avranno detto, noi non dovevamo trovarci in un appuntamento elettorale di questa fatta, perché serve ancora deliberare in Parlamento e anche incassare l'attività istituzionale del governo. Purtroppo ragioni di egoismo hanno portato a questa fine anticipata della legislatura. Sono convinto anche io del fatto che l'Abruzzo, dentro quel programma dei 227 miliardi del PNRR, ha 3 miliardi sulla testa che devono diventare procedure, cantieri, miglioramenti, potenziamenti, opportunità, comodità, e serve una classe dirigente che non sia confinata e confinista, murata dentro di sé, ma che sappia dialogare con gli organi del nostro ordinamento repubblicano e che poi abbia anche una capacità di progetto, di collaborazione a livello europeista. Serve anche il ruolo giocato fino in fondo di un'infrastruttura sociale fondamentale qual è il Partito Democratico, che permette e dona all'Italia e in Abruzzo lucidità di lettura, ingresso nel merito, che per esempio davanti all'interesse dello Stato, del sistema paese, di questo farsi comunità nazionale e l'interesse di parte, ogni volta rinnova la scelta dell'interesse della comunità nazionale, dell'interesse generale. E lo abbiamo fatto quando abbiamo dato sostegno a Draghi, al di là della conta dei troni che ci toccavano e al di là anche della grandezza della compagnia. Lo abbiamo fatto quando abbiamo fatto la scelta, per esempio, quando eravamo nel pieno dell'emergenza, di sostenere tra il populismo barabbita e la scelta scientifica, sanitaria, medicale, noi ci siamo collocati con ciò che era sostenibile dal punto di vista della scienza, della medicina e della copertura obiettiva che solo dalla scienza può arrivare. Io vi dico soltanto una cosa proprio essenziale, sapendo che il dibattito è stato ad un livello elevato. Voi provate a immaginare se davanti a quella delibera del 30 di gennaio del 2020, quella che dichiarò l'emergenza nazionale, all'inizio venne compresa come una delibera che chiudeva lo spazio dei cieli per ragioni geopolitiche. Poi abbiamo scoperto che era una delibera riguardante l'emergenza nazionale da pandemia. Voi provate a immaginare se non ci fosse stato tutto quello che poi c'è stato, per fortuna, idoneamente, e non avessimo tenuto la barra dritta quando c'era da chiudere, si è chiuso, quando c'era da diffondere le mascherine, quando c'era da fare una grande fatica di coordinamento internazionale in sede europea per la ricerca anche del vaccino. Voi provate a immaginare se fosse prevalsa la linea murata, confinista, di coloro i quali dicevano provvediamo a casa nostra davanti ad un flagello del genere. Questo ci fa capire che quando i problemi sono grandi, più grandi degli Stati-Nazione, è bene che vada in onda quella capacità di soluzione che ha ricordato Consolino. Questa scelta delle elezioni politiche è la scelta di una classe dirigente che durerà 5 anni, non è quella del consorzio di bonifica o del distretto scolastico di Giulianova, è una scelta che affida il potere di stabilire la norma principale del paese, che è la norma di fonte primaria, che è la legge che poi dà copertura laddove per esempio c'è un'altra emergenza. Adesso noi dovremo fronteggiare ancora il tema della fragilità del suolo, del sottosuolo, pensate a quello che è successo nelle Marche, da Sarno alle Marche, abbiamo avuto intervalli davvero impercepibili. Questo tema della resistenza, della resilienza, della capacità di superare la fragilità del suolo è anche scritto come un capitolo nel PNRR. Anche per questo non possiamo giocare con le istituzioni ridiscutendo tutto e ricominciando da zero, perché magari c'è la gola profonda che vuole fare più uno per gli interessi di parte. I 3 miliardi che all'Abruzzo devono diventare obiettivi della nostra economia. Serve una classe dirigente che ci crede, che si adopera, che si assume responsabilità e che conosce i luoghi, che conosce i luoghi, che non ha atteggiamenti burocratici. Adesso io vengo
dalla profonda provincia di Chieti, sono passato attraverso il sistema autostradale per Pescara. Ho ricevuto 11 telefonate che mi hanno dimostrato la totale assenza di guardiania vigilante per quanto concerne quello che è successo dopo il giorno delle Marche, nel giorno successivo, che è questo sabato, riguardante il rapporto vento, suolo, beni pubblici e privati. Questo accade quando le classi dirigenti non hanno una precisa gerarchia delle questioni, quando le classi dirigenti sono collocate casualmente, quando le classi dirigenti, quelle anche candidate, vengono invitate a cedere l'appalto della campagna elettorale al loro capo. Questo accade quando la gradevolezza sostituisce la politica. Adesso appare gradevole, fenomeno da baraccone che funziona, una cosa, un soggetto che si dice che gli impegni vengano assunti solo da lei, così come sette anni fa era un altro, poi è successo Grillo, poi Salvini e adesso lei. Noi vogliamo invece una regione che dentro assume e coltiva consapevolezza, con una classe dirigente che è incapace davvero di mettere a frutto la principale risorsa che produce la democrazia, che è l'uso adeguato, proporzionato, consapevole dei poteri istituzionali, poteri che vengano percepiti come verbi e non come sostantivi. Si può fare questo. Ci sono realtà in Italia, ma anche nella nostra regione, dove questo rapporto è funzionante tra problemi, utilizzo adeguato, consapevole delle risorse contenute all'interno delle istituzioni e poi questo mettersi in cammino collettivo che la politica soltanto garantisce. Allora, io sono candidato al proporzionale della Camera. Stefania è candidata per portare le ragioni della provincia di Teramo, sapendo che poi gli impegni sono per tutta la nazione, non c'è vincolo di mandato e non c'è geografia dal punto di vista del residuale del mandato. C'è Michele Fina che è candidato capolista al Senato, c'è Consolino che ci rivela come l'Europa è sempre di più necessaria, perché anche il costo dell'approvvigionamento energetico o si definisce lì, oppure è soltanto una soluzione tampone, ma anche la partita di resistere davanti alle nuove stagioni dei virus, è lì che si definisce, è lì a livello europeo, e questo ci fa capire come tutti quelli che vedevano con antipatia l'Europa sono stati antimoderni. Per modernità io intendo l'adeguatezza, la capacità di funzionamento, privi di capacità di funzionamento. Per queste ragioni la preghiera che vi rivolgiamo, laica, è fatevi un ulteriore pezzo di campagna elettorale. Gli indecisi sono tanti, questa legge elettorale disincentiva la mobilitazione, perché non fa trovare i confronti l'uno rispetto all'altro, non rende evidente le differenze, la differenza. Noi dobbiamo fare in modo che sia a chilometro zero la campagna elettorale, che proprio venga portata sulle spalle, con un atteggiamento tipico del Novecento. Su questo il Novecento è il migliore di questo secolo. In questo secolo c'è molta plastica sul piano anche dell'incontro nella democrazia con la cittadinanza. Vi prego, laicamente, da oggi fino a domenica prossima, fate quote di spiegazione, di argomentazione. Nella peggiore delle ipotesi c'è il non ascolto. Nella migliore abbiamo fatto un pezzo ulteriore di democrazia. L'Abruzzo e l'Italia ne hanno bisogno, perché manca ancora molto per costruire quella comunità che procede tutte insieme. Grazie e buon lavoro.